Avrebbe potuto essere la giornata in cui sancire il primo verdetto del girone A di Lega Pro. Invece il Cittadella deve rimandare ogni festeggiamento. Infatti, il colpo di testa di Pasa su calcio d'angolo battuto da Pedersoli regala la vittoria al Pordenone sulla Reggiana. 3 punti che permettono ai neroverdi non solo di scavalcare il Bassano riprendendosi il secondo posto in classifica, ma anche di ridurre a 12 i punti di distanza dalla vetta. Il tutto in attesa dell'esito del derby veneto, appunto tra Cittadella e Bassano. Vince di misura anche il Feralpi Salò, che batte il Mantova grazie al rigore concesso nella ripresa per una trattenuta di Carini su Tortori e trasformato da Guerra. Il Padova da Cuneo torna con 1 punto e deve sperare nell'esito del secondo posticipo della giornata, quello tra Pavia e Alessandria, per capire se resti ancora qualche speranza di agguantare i playoff. I padroni di casa passano in vantaggio con Chinellato. L'attaccante, con un preciso diagonale, sfrutta al meglio il lancio in profondità di Corradi. Il pari è di Neto Pereira su un'invenzione di Cunico appena entrato. La Cremonese batte per 2-0 il Renate. Entrambe le reti sono realizzate nel primo tempo e sugli sviluppi di corner. A siglarle sono Scarsella di sinistro e Magnaghi con un tiro al volo. 1 punto ciascuno per Sudtirolo e Lumezzane. Gli altoatesini passano in vantaggio con un tiro a giro di Tulli nel primo tempo. Nella ripresa, Sarau, con un tap-in, permette ai bresciani di ristabilire la situazione di parità. Con la Pro Patria, il Giana fa bottino pieno, realizzando 2 reti. La prima con un sinistro di Cogliati, la seconda con un'incornata di Perico. Sempre in chiave salvezza si giocherà questa sera anche il terzo posticipo della giornata tra il Vinoleffe e Pro Piacenza.